oggi si fanno un bel po' di acquisti, belli costosi, acquisti da ricchi. Salve signore, salve, cosa le serve? Vorrei comprare tutta la concessionaria. Come prego, vorrei comprare tutta la concessionaria. È uno scherzo? No, non è uno scherzo, sto parlando seriamente, voglio comprare tutta la concessionaria. Ma guarda che la macchina meno costosa che abbiamo costa 50.000 euro. Non me ne frega, le voglio tutte. Ok, ti do 4 miliardi, mi dai tutta la concessionaria che io devo fare un esperimento, devo buttare le macchine in un vulcano. E perché? Voglio vedere qual è quella che resiste di più, così me la prendo. E se la butti nel vulcano, poi come la riprendi? Do 3 miliardi di euro al vulcano così me la risputa fuori. Ah, capisco. Quindi con cosa mi vuole pagare? Con i soldi, con cosa ti voglio pagare? Aspetta che mo prendo un attimo il portafoglio. No. Oh. Porca puttana, ho perso il portafoglio. Ah sì, ha perso il portafoglio. Ma va. Secondo te, pure se ce l'aveva, si comprava tutta la concessionaria. Ovvio che me la posso comprare. Ce li ho da qualche parte. Pure i soldi dentro la mutanda. Non è che stamattina quando sono andato nel cesso ho cagato anche quelli. No, cazzo. Allora, vado un attimo a casa. Mi aspetti 2 secondi. No, no, stai a casa e non tornare proprio più. Stai là. Non è possibile. Aspè! Ho ritrovato! Vaffanculo, finalmente l'ho ritrovato! Tutto bene? Sì, comunque dammi il portafoglio! No, 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 col cazzo, guaio, ma ti fotti, vattene a fanculo, va! Dammi il portafoglio e t'ammazzo! Ah sì, perché tu che hai come arma? Io se vuoi ti do una testata! Io se vuoi ti borbando casa. No, 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 che tengo tutti i miei soldi dentro. Allora dammi il tuo indirizzo. Ti do il portafoglio, vaffanculo. Vai, ah. Madò, non può andare peggio di così. Vabbè, mo vado a casa e prendo altri soldi, vaffanculo. M'ha inciullato la Ferrari! L'avevo parcheggiata qua. No, mo mi incazzo malissimo. Avevo detto a quel tizio là sopra di guardarla. Gli avevo dato 1.000 euro. Tizio della gru! In realtà sono un operaio, comunque dimmi. La mia macchina, dove cacchio sta? Non lo so, è sparita anche la mia. Ma vai a fare in culo, va. Mo mi rompo le palle che devo andare in concessionaria a comprarne un'altra. No, perché non c'ho i soldi, perché non c'ho voglia di camminare. Ah, va bene, va bene, vabbè, vado a casa e sistemo tutta la situazione. Ma vedete che mi sono ridotto ad andare a casa con una Ferrari, ad andare a casa col pullman. Dove vuoi che la porto? Vai, la indico io la strada, vado un poco più avanti. Ah, finalmente, eccoci qua. Casa dolce casa, adesso prendiamo i soldi e torniamo. Che è sta puzza di bruciato? What the fuck? Oh. Cosa cazzo sta succedendo? Oddio, un incendio! Oddio, un incendio! No, devo salvare i miei soldi! Devo salvare i miei soldi! Devo salvare i miei cazzo di soldi! Aia, aia! Porca di quella puttana, il vestito costa più di 3.000 euro! Madonna! Dove stanno i miei soldi? Mi venga a salvare! Cazzo, sta crollando tutto! Dove stanno i miei soldi? Devo salvare i soldi, devo salvare i soldi! Devo sa Oh, cazzo, sta crollando tutto, sta crollando tutto! Madonna, non sono riuscito a salvare niente, ma come cazzo faccio? Non c'ho più un cazzo! Aspè. Sono diventato povero. No! Questa cosa non mi è successa da quando sono nato! Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Come? Ma guarda un po' chi ci sta. Salsiccia banana. Sono salsiccia ricca. Anzi, ero salsiccia ricca. Ah, con quel vestito mi sembri una banana. Come mai non stai flexando le tue Lamborghini? Perché non ho più niente, mi è bruciata la casa. Non c'ho più un cazzo, sono fottuto il mio portafoglio. Tenevo una carta di credito dove stavano così tanti soldi che mi compravo gli Stati Uniti. Ah, mi fa piacere, volevo dire, peccato. Dai, adesso lasciami stare che non posso più fare niente. A meno sai dove dormire. No, no, un cazzo, dove dormo? Dove dormo? Sotto un ponte. Col cazzo che dormo sotto il ponte, oppure venditi i tuoi vestiti. Col cazzo, l'unica cosa che mi fa sembrare uno pieno di soldi. Oppure se vuoi ti ospito a casa mia. Dimmi
Io veramente mi sono ridotto ad andare a dormire a casa di sto drogato. Madonna, dove cacchio sono finito? Casa mia, non ti piace? No, sto posto fa schifo. È sporchissimo, ci crescono gli alberi dentro. Ma dove mi hai portato? Oh, prima di tutto non mi insultare che casa mia è proprietà mia. Ma è proprietà tua un cazzo? Questa era la casa di qualcuno che è morto, la casa abbandonata e tu dici sei entrato dentro. Dai, non è vero, e poi è pulita. Ma cosa è pulita? Che quasi prende minchia il Covid-3000, stanno bottiglie di birra ovunque, vuote. E che facevo? La birra me la facevo scadere. Comunque vado a cucinare. Io ho paura di questo che cucina. Vabbè, non dovrebbe essere così male, devo fare solo l'abitudine. Tra qualche giorno tornerà ad essere tutto ricco, tutto normale. E finalmente potrò essere un'altra volta bello, bello, bello. Contento. Questo qui credo che sia il mio letto. C'è un pupazzo della minchia. Vabbè, mo lo sposto. Oh, ma che sposti? Oh, guaglio, ma state calma che ti spacco una cosa in faccia. Oddio, è vivo. Oh, ma che cazzo vuoi? Tu chi cazzo sei? Salsiccia ricca ed ero la salsiccia più ricca della città. Ah sì, a me mi ha fatto un cazzo, allora te ne vuoi andare che mo sto dormendo. Ma c'è solamente un letto in tutta la casa. Fai come Roberto, che Roberto dorme con il mostro che sta qua dietro. In che senso il mostro che sta là dietro? Là dietro ci sta un mostro. Oppure dormi dentro lo scatolo. Ma se tanto in due stiamo precisamente sul letto, non vedi? Non me ne frega, vattene! Ah, ok, calmo. Calmo, Madonna santa. Ma tu non fai altro che dormire tutto il giorno? Sì, comunque come ti chiami? Fatti i cazzi tuoi, comunque mi chiami Antonio. Ah sì, e che mi dici a fare? Fatti i cazzi tuoi e poi mi dici il tuo nome. Te ne devi andare, basta, via. Madonna santa. Non solo sta casa fa schifo, pure quelli che ci stanno dentro fanno schifo. Ecco qui la scena. Ma sta roba è verde, c'ha le bolle e sta fumando. Sta fumando perché è calda, c'ha le bolle perché è calda e verde. Perché c'ho vomitato e volevo dire perché è caldo. Ah, sì, è buonissima. Ma se non l'hai manco assaggiato. Di cosa sa? Allora? Sa di culo. Ma che cazzo è sta? Ma vaffa. Oddio. C'è un doppio Roberto. Gliel'ho tirata talmente forte la scatola che si è duplicato. Senti, non per essere maleducato, sei stato molto gentile ad accogliermi, però io dovrei andare a fare un lavoretto, devo cercare di sistemare le cose, ok? E va bene. Sì, bravo, vattene, non ti voglio vedere più, vattene a fanculo, stronzo. Ma vattene a fanculo tu, stronzo. Oh, guaglioni, state calmi che questa è casa mia, altrimenti piglio un pacco di Coca-Cola e ve lo do in faccia. Ok, io me ne vado, arrivederci. Sì, bravo, vattene, lasciatemi dormire. Roberto, vattene pure tu, casomai. Madonna, Antonio, ma dopo piglio il letto te lo do in testa. Madonna santa, mi ero fatto lo shampoo stamattina quando c'avevo ancora tutto. Con quali capelli poi? Madonna, c'è una fermata dell'autobus, aspetta. No, è incredibile, io c'avevo di tutto, c'avevo di tutto, ma non c'ho più un cazzo, dormo sotto le fermate dell'autobus per ripararmi dalla pioggia, ma mi devo vendere i vestiti per mangiare, che c'ho una fame che mi mangerei la fermata intera. Che cacchio però, Madonna, vai a fare in culo. Aia, vai a fare in culo. Cazzo ci fa questo qua? Chi cacchio è? È l'autobus? No, no, non vado. Ah, non è l'autobus, minchia. Aia. Salsiccia ricca, ma che ci fai tu qua? Non ho più niente, ho perso di tutto ho perso. Ah, in che senso? Non ho più una casa, non ho più soldi, la mia casa è bruciata, mi hanno rubato il portafoglio. Non ho niente più, hanno fottuto la mia macchina. Ah, capisco. Beh, non ti è rimasto l'aereo. No, non ci voglio manco provare ad andare, che tanto lo so che perderò anche quello. Allora sei stupido. E comunque cosa vuoi? Dai, vattene, lasciami qui da solo a pensare come devo sistemare le cose. Io voglio sapere tu qua che ci fai. Te l'ho già spiegato, io nel senso che ci fai nel mio sogno.
Questo è un sogno, guarda, è un sogno, perché vedi, a treni ci stava Peppe, come invece non c'è, quindi sto sognando. Questo è un sogno. Sì, ti pare mai che Roberto deve tenere quella roba là dietro? In che senso quella roba là dietro? Andiamo a cavalcare le 58 guerre mondi da cocazzo! Ti sembra mai che Roberto è morto veramente? Cioè, volevo dire, Peppe è morto veramente. Sei in un sogno e poi non te ne sei mai accorto, ho smesso di piovere all'improvviso. Mela, dammi un cazzotto potentissimo. Ma dammi un cazzotto potentissimo, mi devo svegliare. Va bene, come vuoi tu. Posso farlo quindi, mica dopo mi ammazzi nella vita reale. Ti giuro che non lo faccio. Ok, speriamo, perché una volta Peppe mi ha detto di farlo, l'ha fatto. Oddio, oddio. Sì, sì, c'ho tutto. C'ho la mia casa, c'ho i miei soldi, c'ho il mio maggiordomo di merda. Salve, buongiorno. Oggi è 23 giugno, stanno 15.000 gradi e il cielo è parzialmente sereno. Lucrezio, stai zitto, non me ne frega un cazzo. Cosa? Ma tu vuoi sempre sapere le previsioni appena ti svegli? Comunque ti ho fatto la colazione. Non mi interessa, i soldi non sono importantissimi. Devo andare a sistemare le cose, io non perderò tutto. Non posso perdere la roba. Vado a farmi degli amici. Qualcuno può dare un cazzotto pure a me, perché credo che anche io sto sognando.